battuta d'arresto per la capolista comprensorio Corace, che viene battuta in trasferta 2-0 dalla Sersalese, una Sersalese che adesso rimane sola in terza posizione in classifica, allontanandosi dalla Amatori Lei Castella, che perde l'incontro di sabato proprio a Pianopoli, quella Pianopoli che oggi si ritrova secondo proprio a un punto dalla capolista comprensorio. Quindi un campionato che a tre giornate dalla fine gioca tutto sul un punticino di vantaggio tra la prima e la seconda, mentre le altre squadre devono certamente lottare ancora per conquistare un posto per i play-off. Vince anche il Casabona per lo Sport, battendo l'Academy Strongoli per 5-0, e quindi si porta in quinta posizione, scavalcando appunto lo stesso Academy Strongoli, che rimane a 23 punti. In coda alla classifica, belle vittorie di Petronà ed Amaro. Il Petronà ne fa addirittura 7 alla Palermiti, relegando a questo punto la squadra del tecnico Cossari al triste primato, diciamo, dei 45 gol subiti, insieme a, superando anche il San Nicola Carfizzi, che ne aveva subiti gli stessi, ne ha adesso 43. Quindi l'altra partita importante della zona bassa della classifica, dicevamo, è quella della Maroni, che va a vincere proprio appunto a San Nicola Carfizzi per 3-1, portandosi sul 3-0 con i gol di Conte e la doppietta di Laugelli prima del gol finale del San Nicola di Viviani. Tornando un attimino alla partita importante della giornata, quella Sersalese comprensorio Corace, da segnalare che il comprensorio non aveva in panchina Fabiano, squalificato, ma sono serviti i gol nel secondo tempo di Talarico e Fratto in 4 minuti al 51 e al 55 per dare la vittoria ai padroni di casa e quindi, come dicevamo, portarli nella zona al terzo posto, quindi per cercare di staccarsi dalle altre. Un campionato, come abbiamo sempre detto, cortissimo, 18 le partite in tutto. È assurdo assolutamente poter parlare di un campionato di seconda categoria con 10 squadre, perché chiaramente non si può parlare di qualcosa di corretto, perché con 10 partite, certamente 9 partite all'andata e 9 al ritorno, non si ha il tempo nemmeno di poter assestare la squadra oppure cercare di recuperare, perché anche se siamo nel campionato dei tre punti, però non bastano, poi non ci sono le giornate sufficienti per poter recuperare. E tant'è vero che noi ci troviamo ad avere in testa le squadre che subito sono partite dall'inizio del campionato, in coda quelle che invece non sono riuscite ad ottenere risultati positivi, proprio appunto come San Nicola e Palermiti. Vedremo, speriamo, questo è un appello che noi facciamo alla Lega, affinché di queste situazioni non se ne verifichino, come non si devono verificare che squadre della provincia di Catanzaro, di una zona oppure anche delle altre province, debbano fare oltre 50, 70, 80 km anche per andare a fare una trasferta. Non è possibile in una seconda categoria.